Buonasera a tutti, oggi 4 dicembre ci troviamo ancora qui nell'aula Giulio Cesare a votare sul bilancio e questa è la prima grande sconfitta della maggioranza e della giunta Marino che avrebbe dovuto approvare il bilancio entro il 30 novembre 2013. Come abbiamo sempre detto, infatti l'unica attenuante che abbiamo riconosciuto al sindaco è che è appena entrato, quindi a partire da giugno, si è trovato una situazione finanziaria disastrosa che aveva lasciato il precedente sindaco Alemanno e l'ex vice sindaco Belviso, vale a dire un disavanzo di oltre 800 milioni, dovuto in parte alla mancata erogazione dei finanziamenti statali, ma anche e soprattutto a una gestione finanziaria dell'amministrazione e delle società municipalizzate assolutamente fallimentare. Purtuttavia il sindaco, il neo sindaco, è stato assolutamente inefficace. A partire da giugno si è parlato esclusivamente di pedonalizzazione dei fori, come se questa fosse la cosa principale da fare a Roma. Peraltro abbiamo visto, è stata, come gli avevamo anche detto, una finta pedonalizzazione. Ha assunto 4,5 milioni per uno staff, veramente nutrito, ci auguriamo che sia ugualmente valido, cosa che peraltro non avrebbe neanche potuto fare in un comune che si trova in una situazione di dissesto, e soprattutto ha dormito riguardo questa situazione del bilancio. Ove noi avessimo governato questa città, il primo giorno avremmo indetto una conferenza stampa parlando chiaramente ai cittadini, dicendo qual era lo stato dei conti e le situazioni che si volevano mettere in campo. Invece il sindaco da questo punto di vista ha mancato e non ha parlato con chiarezza ai cittadini, riducendosi all'ultimo momento per approvare questo bilancio. Quali sono le situazioni e le soluzioni che mette sostanzialmente in campo? A parte alcuni tagli, comunque importanti, sui dipartimenti e sui municipi, nella sostanza si va a riaprire la gestione commissariale. Vale a dire 485 milioni di euro di precedenti pagamenti fatti dal Comune di Roma alla gestione commissariale nel 2009 vengono recuperati, in più si vanno a reimmettere nella gestione commissariale 115 milioni di euro di debiti precedenti al 2008 che gravavano sul bilancio di Roma. Praticamente andiamo a reimmettere nella gestione commissariale 600 milioni, quindi nella sostanza andiamo ad aumentare questo mutuo che avevamo costituito nel 2008, lasciatoci da Veltroni, di 12 miliardi, poi ridotto a 9, che pagavamo con la rata della cosiddetta Veltron Tax, vale a dire con l'aumento dell'IRPEF fino a 0,9, di 200 milioni all'anno, andiamo a riaumentare questa gestione commissariale. Questo significa che andiamo a gravare sostanzialmente sulle generazioni successive, aumentiamo questo mutuo e le sue rate. Gli ulteriori 100 milioni vengono presi dal trasporto pubblico, vengono presi dalla Regione Lazio per il trasporto pubblico locale. Anche questa è una partita assolutamente anomala. Avevamo in previsione 185 milioni, poi dovevano essere 140. Alla fine la Regione si è impegnata, peraltro non ancora versate, si è impegnata a versarne soltanto 100, e peraltro con una mera lettera di impegno del Presidente Zingaretti, cosa che anche sotto questo profilo evidenzia delle perplessità di natura contabile. Comunque nella sostanza, la sostanza è che questo bilancio viene chiuso gravando ancora una volta sui cittadini ed aumentando i debiti di gestione commissariale che graveranno sulle successive generazioni.